Oh, come ogni domenica siamo su Yo-Kai Watch Puni Puni. Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andrini91 ed oggi si va a fare uno spacchettamento finale, anche se state vedendo comunque sia sullo schermo il nuovo evento. Oggi si va a vedere lo spacchettamento che ho fatto ieri. Ed eccolo qua. Dunque, è uno spacchettamento finale per l'evento, appunto, che mancavano davvero 3 minuti. Ho registrato proprio in zona Cesarini. L'evento Shadow, ho preso uno degli yokai dell'evento, sono contento, volevo Omatsu, ma alla fine Omatsu, non perché è forte, mi serviva giusto per completare l'ultima battaglia, l'ultimo Dream Match, si chiamano Dream Match, ovvero quegli incontri particolari dove ti scontri con determinati yokai contro altri determinati yokai e puoi prendere degli oggetti particolari come ricompensa. Volevo farlo appunto per prendere Fukuro. Fukuro ti dava, dopo la prima volta che lo sconfiggi, in teoria, dopo la prima volta, ti dà, oltre il bonus con Umatsu, Fukuro, oltre a darti, il bonus del Dream Match con Umatsu, se usi Umatsu, ti dà anche il, Oga Basel, che sarebbe il centro, penso, dell'Ogre Watch. Non lo so di preciso dove va posizionato, ma dovrebbe essere il centro dell'Ogre Watch. Quindi ti dava quello, era abbastanza interessante come cosa. Però Omatsu non l'ho trovata, quindi alla fine ho detto, vabbè, ho trovato quest'altro Emma. È abbastanza interessante. Mentre l'evento che c'è ora è un evento che non mi interessa particolarmente. Non mi interessa prendere Neta Ballerina, Crystal Neta Ballerina, o Spoilerina, Rovinella, non mi ricordo, io non mi uso quelli giapponesi oramai, perché comunque sia la chiamo con nome giapponese perché sono troppo abituato oramai a giocare la versione giapponese di Puni Puni, o Wibble Wobble, insomma. Puni Puni è rimasto l'unico, quindi giapponese. Yo-Kai Watch 3 è giapponese, mi sono troppo abituato, perché Yo-Kai Watch 1 e Yo-Kai Watch 2 non l'ho più toccati. Ma oggi, dopo questo pappume di roba che vi ho detto, dopo 4 minuti accidenti, si va a fare la battaglia contro l'ultimo Nyamurai. Ho slottato e ho trovato due biglietti. Eccoli qua. Ah, ma c'ho anche uno skillbook. Lo userò più là. Dopo vediamo con chi anche. Dunque, Rastobushi Nyanpass. Andiamo a usarlo. Il team che ho è sono tutti quanti booster d'attacco per Goku Shogunian, quindi. Che mangi tu? Tempura. Non ho il tempura maxi, ma ti do un tempura semplice. Oggi ho mangiato tempura. Sono andato al giapponese che però aveva un menu scritto in cinese. C'era scritto Real Japanese Restaurant, però era scritto tutto quanto in cinese. Ok. Importante esserne convinti. E poi sto anche usando Kaminaras Goro, che porca miseria, Goro ti aumenta l'attacco, che è una bellezza il tizio, eh. Ti aumenta anche. Ti aiuta anche con la barra del Fever, quindi insomma è una belva. Vabbè, vai, andiamo. Adesso sto a posto, così non mi interessa fare danni. Io non punteggio solo quando gioco sulla mappa standard, che lì posso menare a Yose e fare un sacco di soldi. E anche punti esperienza. Infatti mi porto yokai che non sono ancora livellati al massimo, per quello. Invece quando faccio queste cose così non mi interessa il punteggio, proprio zero mi interessa. Quindi penso giusto ad massacrare lo yokai e vedere se diventa amico. No, è sfera sacra. Ma abbiamo ancora un altro tentativo. Se non diventa amico al secondo tentativo. Eccoli qua, ora ce l'abbiamo tutti e cinque. Un 5 milioni di danni. Se tutto va bene, non glieli toglie nessuno. Più che altro alla fine conta. A parte quel potere G di Shogunan basso, ce l'ho a due forse. E invece dopo conta anche chi Shogunan elimina sul. Tra i puni sullo schermo, infatti, è eliminato niente. Se va bene, 5 milioni li facciamo. Potrei anche ricaricarlo, ma alla fine sapete che c'è, mi perdo e non faccio nulla. Mi perdo a posizionare. Infatti, 4 milioni. Perdo tempo a posizionare i Wob, maledetto, non sei venuto in squadra. E quindi alla fine non combino nulla. Che altro c'era? 24 puni. Collega 24 puni in fila. Col cavolo che collego 24 puni. E termina con l'ultimo Shogunian, in poche parole. Con l'ultimo Nyamurai. Non serviva fare il suo Energy Max, giusto completare il livello con lui. Però sei bastardo. E va bene, è andata male. Sapete che c'è allora?
slottiamo un pochino sulla slot normale. Ah no, aspetta, prima c'è una moneta qua da usare. Ce n'ho due, una G4 e una G3. Le G4 mi sembra che siano buone, o le G2? Quali sono quelle più buone? Guarda, no, non ci credo. Dai. Ma devi morire tu e tutta la tua famiglia. Vieni qua, ti apro a metà e mi ci faccio un panino, porca miseria. Non è possibile. Non è vero. No. Proviamo le monete G. Coin G. Questa è per la tribù splendente. Puricci. Dovrebbe uscire qualcosa di interessante. Dovrebbe. Ah, però. Non è Movie K. No, questo è Movie K. E Tavolama invece è l'altro. L'evoluzione di Kami K. Ok, questo tira i tosti. Anche se l'Audace è la mia tribù preferita. Fratosto. E un po' di slottate normali, voglio farne una decina almeno. Vorrei trovare qualcosa di interessante. Infatti. Ah, però, Gibanian S, niente proprio, eh. Ok, vai. Oh, eccolo, Korewa Masako. Venoct, Orochi, grande. Orochi. Buono. Non ce l'avevo, Orochi. Bene. Non è particolarmente interessante, però mi piace come yokai. Oh! Inunyan sarebbe cane gatto. Un Shibayan cane. Warunyan. Ok, Esfera Mega. Ok. Va bene, quindi il video per oggi finisce qui. Kuj, è stato un video un po' diverso perché volevo appunto cercare di prendere l'ultimo Nyamurai che non ci sono riuscito. Intanto due pass l'ho preso, abbiamo slottato un pochino. Quindi prossimo video cerco di racimolare un bel po' di monete yokai per fare un mega spacchettamento. E quindi per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione come sempre trovate i link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi come sempre ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!